Signore e signori, buonasera. Benvenuti a nome dell'ente autonomo Palio San Giovanni Battista che organizza questa serata. Naturalmente un ringraziamento va anche all'assessorato alla cultura del comune di Fabriano che ci ha concesso l'uso di questo magnifico teatro. Quello di questa sera vuole essere un richiamo alle armi, un appello fatto alla cittadinanza perché sappia che stiamo lavorando alacremente alla preparazione del prossimo Palio e si prepari quindi a celebrare la memoria del tempo in cui Fabriano nacque, la civiltà che l'ha caratterizzata fino ai giorni nostri. Ma vogliamo vivere pure il tempo presente, con i suoi innumerevoli problemi. È per questo che il ricavato di questa serata andrà a favore di due associazioni fabrianesi di volontariato che si occupano di alleviare il disagio di chi ha alcuni gravi problemi cui le strutture pubbliche non possono dare completa soluzione. Stiamo parlando dell'Associazione per la tutela del diabetico e sappiamo quanto questo male sia subdolo e quanto pertanto chi ne è afflitto abbia bisogno di particolari cure e continua assistenza. Stiamo parlando dell'AVULS, di quei volontari cioè che offrono la loro disponibilità a quei vecchi che vivono soli in casa, agli ospiti della casa di riposo e ai degenti nel nostro ospedale. Stiamo parlando di due associazioni poco visibili, ma che svolgono ugualmente una costante opera meritoria quanto necessaria alla nostra città. Talvolta però un rimedio efficace per le malattie che crediamo di avere è il buon umore. Questa sera pertanto vogliamo propinarvi un po' di questa medicina. È una medicina fatta in casa, scritta, prodotta e rappresentata da un gruppo di amici che facendo questo spesso trovano un po' di serenità. La nostra compagnia, la compagnia dei Vicoli della Gioia, una compagnia teatrale amatoriale che sopravvive da circa 6 anni pur non avendo mai avuto né un contributo di uno sponsor e tantomeno di un ente pubblico. Ma questo non importa perché siamo sempre largamente ripagati quando vediamo spuntare dal vostro viso un sorriso. Ora, speriamo che il sipario si apra, perché io vi dovrei accompagnare nel periodo storico in cui la nostra storia si svolge. Venite pertanto con me, risaliamo un po' il corso dei secoli, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1360. Ecco, siamo nel momento giusto. Ora ci portiamo a Piazza Bassa. E io comincio a raccontare, perché gente de Fabriano, la sapete la Noa? Gubino, Gubino, e che sando c'ha la testa. Sempre questo. Manco non ci si gira, non t'aveva detto di gira sua Rabona? Da un po' di tempo l'omini in dovanza da sapere, sarduna Piazza Bassa, indovinate un po' perché, la sua Rabona aperto per l'orosteria, docché se beve il vino e se sta in buona compagnia. Oh Soranina, buonasera. Come mai non mi sono accorto di una bella monella come che vuoi? Esso, te sei messa a far pure ruffiano? E perché? Piuttosto, te ci giro stare a dito di gira sua Rabona? E dove hai detto di gira per la vostra? Come stare a dito di gira? Ah già, te si scordato. Non dovevi andare a Misticanza a comprare un boccalito no? E mi sono scordato. Come? Parla piano.
che trangoria ci viola, che è il vino per Don Angiolino. E io non già non che metti, quello che mi c'è rimasto solo sto bucalito e mi serve per l'avventore. Sta tranquilla. Ogni sera un bucalito no. Don Angiolino dice che è per le sante messe. Ma quante volte mi dice queste sante messe? A me mi sa che gli va tutto per le prove. Vattene smossa, il vino per Don Angiolino l'hai preparato? Eccore, che dopo ci arrivi ai clienti e quelli tocca stargli dietro. Ce sai, no, che clienti mia voglio che se gli si sta sempre dietro. E non ce so, ai clienti vostri tocca stargli dietro, perché se gli stai davanti, qui gli allunga sempre le mani. Via mia. Oggi in commercio è così. E che vuoi fare? Tocca stacce. Poi noi siamo pure due povere donne sole. Ma non la potemmo rifiutare da nessuno. E non c'è so. Siamo due povere donne sole. E vabbè, se voi dite che in commercio sa fa così, e così sia. Io c'è sapere. Per certe cose non mi ci tira dietro. No. Tre soldi costa. Chi paga qui? Che soldi a me, chi mi ha? Ma se mi stiganza, non me l'ha detto che è per la sua cavona? E mi sono scordato. Ah, allora me ne devi pagare altre due, e poi la pinocchiata dell'altra settimana, e poi i 10 cortelli non me se fa. Oh, soldi? Mesticanza, buonasera a voi. Come vi trovo bene. Vi posso offrire un bicchieretto di vino? Servo vostro, sono buona. Servo vostro. Da voi non so rifiutare proprio niente. Oh, e che fate? Vi trema la mano? State buono che se ve il butto addosso dopo la sora Placida se la pia con me. Giusto me po' le vede tanto. State tranquilla, sora Bona. Moglie, ma non conta quello. Io posso fare quello che mi pare e piace. A proposito, per quel debituccio, vedete, è che io non ci ho dormito stanotte, non ci ho potuto chiudere un occhio. E mica ce l'ho già sti soldi. È che adesso ciò mi capita un po' male, vedete? State tranquilla, sora Bona, non dica niente. Quando sarete comodi? E poi si potrebbe pure cancellare tutto, no? Ci vorrebbe tanto poco. Voi già sapete che io c'ho un debole per voi, sora Bona mia. Ci avete sempre voglia di scherzare voi. E mica ci avete. E mica c'aveva i pensieri che c'ha una povera donna sola, che c'ha la porta avanti sta osteria, c'ha da pensare al pane, al prosciutto, al soppresciato, al vino. Potete prendere tutto la bottega mia. Ah. E non vi preoccupate per il pagamento, ci metteremo d'accordo, no? Ma, di vostro marito ancora niente? Niente, ve l'ho detto. È partito per la Terra Santa prima che venissi qua io. Beh, da allora de lui non si è saputo più quelle. Corona, certo, così giovane, così bella, così piacente, così... Sormisticanza! Dimmi, Ceriola. Vostra moglie vi sta cercando. Ora vengo, Ceriola. Se vede che i clienti che stavo aspettando. Dalla bottega non è arrivato nessuno. Vostra moglie stava contando i soppressati. E mi sa che i conti non gli apporta. Ma mandato a cercarvi. Ho capito. Ora vengo, Ceriola. Tu intanto va avanti. Oh, e che fai? Non vai avanti? La sora Placida mi ha detto che devo ci dietro di voi. E vabbè. Andiamo a vedere che vuole sta rompiscatole. Servo vostro, sono buona, servo vostro. Vai.
dopo manna rubino da misticanza e fai prendere un presciutto e una lonza. È vero, tocca vartelo finché callo. Rubino! Rubinetto! Vedi Danina che ti ha mannata al posto! Giusto voi, sora Bona, per quei 1000 scudi. Mi dispiace, io ci ho potuto chiudere l'occhio stanotte, ma tutta la notte ho pensato a sti soldi, ma mica ce l'ho sa sti soldi se il braccio curto mio. È che ce la riscote, vedete, l'osteria l'ho aperta da poco, ancora ci vuole un po' di pazienza. Dopo pago, ma un po' di pazienza. Ma che pazienza, pazienza? E gli interessi? Quelli corri, sa. Quelli corri qua e si mangia al banchetto. Corri qui e si mangia al tavolo. Corre. Sì, non pagate. Gli interessi? Beh, si mangia tutto. E qui c'è da mangiare. Ma che diavolo è sti interessi? Alle bestiole che tutti affamati? La miseria. Poi pure, insomma, via, voi siete pure tanto buono. Potreste pure fermarli sti interessi se volete, no? Beh, potrei avere un po' di pazienza, ma anche la pazienza si paga. Noi la pagheremo. Vuol dire che bue ci ha portato quella cartuccia che mo scritto in presenza dei due testimoni. La strappiamo e poi in qualche modo si metteremo d'accordo. E non si potremmo strappare prima di mettersi d'accordo? E no, se è braccio curto, prima sono a strappare quella cartuccia. E quando si potrebbe strappare? Quando? A ottobre, quando i figli è fatti e lui a penne. Sei braccio curto, vostra moglie che sta cercando. Chi? Lisetta? Perché? Due de mogli, quante ce n'ete? E due, quanta lingua! La so che Lisetta fa per due, non ve ne basta un'idea? Ma dove sta? Dove l'hai vista? Boh, sta c'è di là, che già cercando i libri dei conti come una matta. Certo che è dura sta in commercio oggi. E poi noi siamo due poche donne sole. Te fammi riapprendere sta benedetta licenza e poi te fa vedere io che commercio che ti metto su. Tutti qui ad Avenillo, dall'osteria della Sora Bona. Le femmine comincia a piagne per la gelosia, perché i meriti loro gli sta sempre all'osteria. Io non dico quelle, le chiacchiere non fo, la gente però dice, ce se trova de tutto un po'. Rubino, ma in quello ci sei gito? E dove? Ah già, te si scordato. Ma qui c'hai dalla testa, da misticanza, un prosciutto e una lonza, come che te? Tu. Certo che è dura sta in commercio oggi. Da quando siamo arrivate noi, l'altro osterie non fa più quelle. L'omini venne in piazza bassa, paga una processione, uno dietro l'altro, e noi te li pelamo come le pecore, bene bene. Drento le mura antiche de Fabriano tutti il sa, chi non è scritto a un'arte non dovrà da faticare. Perché il comune è retto dalle corporazioni, ma però chi comanda è la famiglia dei Chiavelli. Rubi, ma che dici? Il verso non va via. Vuol dire che niente cambia e che la storia è come prima. Go, sparisci, vado a tavolo di tua città che è figlio di chi è. Go. Mamma mia, è troppo. Buongiorno, accomodatevi, prego, che vedo subito la vedo. Venite a sedere.
Non se ne può più queste tasse. Mo che le mura attorno a Fabriano la vede finire di fa, queste tasse dovrei la calà. Se fa presto di che le tasse alla calà. Ma adesso che fate le mura? C'è la spesa per mantenerle. Prima mica invece c'era, eh? Oh, ma ste spese delle mura, i fossati, le porte, ma era proprio necessaria? No, perché prima i forestieri entrava col carretto pieno, voto, cobrava e usciva col carretto pieno. E se non gli bastava, sempre stava i soldi. Oh, e gli affari prosperava. Adesso è tutto chiuso. A Fabriano ci si abbocca solo dopo una certa ora e non da tutte le porte. Avete pure fatto murare la portella. Mi sai che voi sul comune... La gente non ci abbocca e i soldi armane fuori dalle mura. Mi sa sul comune ce l'avevi con noi altri commercianti. Ma zitto, questa è a te. La chiusura è per la sicurezza, no? Oh, e la sicurezza di chi? Dei chiavelli. E tu che dici? A Fabriano certi nomi è meglio non farli, che se te pia sott'occhio ti fa fare la fine ai tangari. Perché? Ai tangari? E poi è successo? Che ce sei? È stato condannato a morte. A morte? E poi che ha fatto? E che ha fatto? Sarà messi alla testa di comprasse certe cartiere là per vetrarla. E me? E qual è il peccato? Aspetta, no, pure te. Su ste cartiere? Ci aveva messo l'occhio pure qualcun altro. E allora Sua Eminenza il Cardinale l'ha scomunicato ai tangari. E di conseguenza l'ha condannati a morte. E siccome morti noi serve più quelle, alla confisca di tutti i beni che i tangari ci aveva. Mi capiva mo come sta sta faccenda? A dire la verità, non. Quel c'entra mo le cartiere con le scomuniche. Niente, però è lì stesso. Perché i tangari, oltre a volersi allargare con queste cartiere, eppure mi padroni di quella bella rocca là per Campattone che piaceva tanto a certi amici e Sua Eminenza. Hai capito? Ho capito. Questi qui, che non si dovrà il nome, saria amici di Sua Eminenza il Cardinale Albornozze? Solo quando si tratta dei quattrini? Oh, ma non mi fate di altro, sa? Che se domani si alza in giro che stiamo a parlare di loro, se la troviamo tutti senza testa. No, hai visto quello che è successo al figlio Andreuccio e quello de bene e quello delle cave? Oh, la mattina c'era la testa sulle spalle, la sera, zac, la testa per terra. Oh, è toccato pure a Becchetti. Ne conoscevi? Io no. Quello che c'ha il figlio che fa il monaco a Sant'Agostino, che poi è gito in Terra Santa con frate suo cugino. Questo capita, chi non si fa l'affaracci suo che è Fabriano. Sì, ma arriverà anche per loro il giorno che la paga tutti insieme. Oh, arriva il pittore. È vero, lui col mestiere che fa dai signori ci dipende. È meglio non fidasse. Buongiorno, messer Gallegretto. Buongiorno a voi, Solanina. Buongiorno a voi tutti, messere. Buongiorno. Avrei bisogno della vostra bella padrona. Ve la chiamo subito, messere. Oh, io stertisti non lo porzui mai vede. Mi sta tutti quanti sul caso. Con la scusa di pitturare Madonna, questi fa ritratto alle meglio femmine nostre. Oh, e quel che è peggio, che le femmine ci corre per farsi pitturare da questo. Messer Allegretto, sì. E che volete che mi avete fatto chiamare? Madonna, il mio signor Alberghetto mi ordinò un grande affresco per la chiesa di Santa Lucia, ma nessun anticipo mi diede sulla mercede pattuita. Io vi chiedo di poter desinare a credito fin tanto i chiavelli non mi pagherà l'opera ordinata. Messer Allegretto, per voi la porta dell'osteria mia è sempre aperta. Ora di che se non ci avete soldi per pagarmi, un giorno o l'altro mi farete un ritratto. Io pitturo santi e madonne per far desiderare il paradiso. Ma voi, ve lo giuro, sora Madonna,
Voi fate desiderare tutt'altro. Ruffiano! Frontato! Balurdo! Se vi aggrada essere ritratti, c'è posto anche per voi sulla pala d'altare, eh? E per raffigurare quali santi, messere? I diavoli, naturalmente! Semmai so io che posso fare la parte della santa. Per fare la modella ci vuole il fisico e quello io ce l'ho. Ma Messer Allegretto ha detto che per far Sant'Orsola cerca una vergine. Come la mettiamo? Ma che dite, nipotini? Che dite? State tranquille, siete buone. Penserò io a parlare con il maestro. D'altra parte, sono io che gli ho chiesto di dipingere le storie di Sant'Orsola. State tranquilli. Ma non gli potreste far pittura, non so, la storia delle tre Marie? No, no. Io mi sono accorta, sa come mi ha guardato Messer Allegretto alla benedizione? Pareva che mi dicesse, Berta, pari una santa. Se vede che non t'ha guardato, beh. Saresti buona solo per la storia del Sodoma e Camorra. Cosa bestemmi, figlia? Chi ti ha raccontato queste storie sconce? E pensare che da quando la mia povera sorella, che Dio l'abbia in gloria, me le ha affidate morendo, non ho fatto altro che educarle secondo i canoni del sacro timore di Dio. Ma i tempi sono cambiati. Idee malsane portate da forestieri sono entrate dentro la nostra città. I figli non ascoltano più gli insegnamenti dei padri. Gli uomini preferiscono l'osteria al desco della propria casa. E per non dire altro... Padre, padre Azzovino, è uno scandalo! È un'indecenza! Mi meraviglio di voi, se meravigliamo di voi! Oddio, figlie mie, che lo fa? Me meraviglio di voi che non fate niente per cacciare da sto paese quella moscicona della Sarabona. E no, quella moscicona. Piano con le parole, figliole, piano. Quella donna dei facili costumi. Quella donna senza costume. Non è che quella moscicona ha imbriagato pure a voi come ha fatto coi mariti nostri. E capirai, ci vuole parecchio imbriagare la donna Anzovino con tutto il vino che se ne è. Ma perché? Che dite? Ma voi, di preciso, questa sola buona, cosa avrebbe fatto ai vostri mariti? Di che l'accusate? All'omini, essa li guarda dall'occhi, sta sfacciata. E fatelo pure voi. Lo vede abboccare un uomo dall'osteria, gli fa un sorriso languido. Anche voi fatelo a vostro marito. Sta a sentire tutti i discorsi degli uomini. Sta svergognata lì. È proprio una svergognata. Anche voi fate lo stesso. Quando vostro marito parla, provate a sta zitti e state ad ascoltare. Te sta zitto, che non capisci niente. Volemo sapere che ne pensa padre Anzovino. Figliole, che senza peccato? E che vorrebbe dire don Anzovino? Non è che pure voi la tenete per quella sguasta famiglia, eh? Perché in quel caso io potrei dirlo stasera al maritimo. Il maritimo della sora Annetta è il camerlengo. Lui tutti i giorni vede a Ser Allegretto. Che è il confadoniere. E Ser Allegretto non ci mette mica la scala di seta, sa? Per dirlo da una vecchia sua eminenza. Questo ce l'so. Il cardinale Abbognozzo, no? A cose che sapevo in pochi. Zitta, non nominare il nome di sua eminenza. Decideremo la questione sentendo il parere di tutti. Dunque, le accuse le abbiamo ascoltate.
c'è qualcuno che parla in sua difesa? Mentre che voi state a dir male della sora Bona, e il marito sta combattendo la santa, e può darsi che il turco l'ha infilzato e lui sia diventato terra per il cece. Mentre il marito fa la battaglia col turco, la sora Bona la fa coi mariti nostri. Ma poi, sto marito crociato, l'ha visto mai nessuno? Questo ce lo potrebbe dire la serva. Allora, Nina, sto crociato, c'è o non c'è? Osci che scappe tutte e due l'occhi, si vede con una bugia. Certo che c'è, e da un momento all'altro vuole arrivare. Vedete, figliole, la colpevolezza dell'accusata non è dimostrata. Chissà che ne penserà sua eminenza, il cardinale Albornozze. Ma con un po' di buona volontà può essere sempre dimostrata. La prudenza non è mai troppa. La sora Bona è un pericolo per la morale di questa città. E poi, chissà da dove viene, non è una fabianese. E chi la conosce? Va senz'altro scacciata dalla città. Noi non gli vogliamo fare del male, si intende, ma ritorni da dove è venuta. Non c'è ma bisogno di furastiere, noi. Giusto, ma la cosa non è facile. E poi, la corporazione dei tavernieri potrebbe aversene a male. Ma la sora Bona mica è descritta dalla corporazione, sa. Questo c'è il so che me l'ha detto maritemo. Essa la domanda l'abbia fatta, ma non gliela accetta fin tanto che il comune non gli dà la licenza per pristosteria. Ma allora, se sta licenza ancora gli è stata data, tuo marito potria trovare una complicazione per non fargliela dare. Su dal comune specialisti, e lui sta su dal comune, no? E scinnato e camerlengo a lei. Bisognerebbe trovare un cavillo. E come è fatto? Dicetecelo da noi. Ci metteva a cercarla tutti assieme e com'è la troviamo sta bestiola? Ma che bestiola è bestiola? Non è cosa per gente analfabeta come che vuoi. È un requisito sine qua non, una formalità senza la quale la sora Bona non possa mandare avanti la propria osteria. E osteria chiusa, marito a casa. Gemma, che a mo me vo a cucinare il camerlengo. Lui che vada già a cucinare. Oh, è scappata la corte. Manco fosse la moglie dell'alberghetto. Senta, non spettacolare, che dovevo essere unite per cacciare sta svergognata della sora Bona. Ma non trovate mai pace? Cos'altro volete? State tranquillo, zio, che ci siamo messi d'accordo. Dio ti ringrazio. Sant'Orsola la faressimo tutte e tre. Quel vuol dire sto discorso? Vuol dire che quando Messer Allegretto pitturerà la faccia della santa, guarderà Licia. Poi guarderà Berta e gli farà un po' più sotto. Dopo guarderà Pia e gli farà tutto quello che gli manca. Questi proponimenti lascivi, voi vorreste impersonare Sant'Orsola? Semmai tre delle 11.000 vergini che con lei furono martirizzate erano tante. Qualcuna magari potrebbe essere stata fasulla. Ma non la santa, quella no. Andate a casa a recitare un atto di contrizione, svergognate. Ma se stiamo sempre chiusi dentro casa, quando è che lo troviamo marito noi? Gemma dal pittore, sorelle, può essere che fra 11.000 femmine un postarello per lui lo trova pure. Cure, Gemma su Santa Lucia. A casa, ho detto, a casa. A tempo debito, vostro zio vi troverà un onesto partito. Ora andate su, rientrate a casa.
Sì, ma quando è che viene sto tempo debito? Eppure io già me l'immagino sto onesto partito. A casa, ho detto, a casa! È pur vero che ste monelle tocca anche al marito. E tocca che lo fa, prima che mi combini qualche danno. In fondo, l'idea di pitturarle dalla chiesa può servire a farle vedere ai giovanotti che vengono alla messa. E mica sarà un'idea sbagliata. In fondo, la chiesa di Santa Lucia è la mia e io la dopro come mi pare. Ma a posto della santa no, eh? Quello mai. Tocca che io dico a Messer Allegretto, ma da trovare tre figure che non è de sante, se no i giovanotti si intimorisce e si tira dietro. Ma manco le puttane che dalla chiesa non ce le posso far pitturare. Ci vorrebbe tre vie di mezzo. Padre Anzovino, padre Anzovino, ma ridete mo, ve vuole parlare? Ride pure Messer Camerlengo, ve sto a sentire. Dunque, mi è capitata tra le mani la dimanda della Sorbona per aprire l'osteria a Piazza Bassa. Ma c'è un problema, padre Anzovino. Le norme dello statuto di Fabriano dice che sta licenza si può rilassare solo il nome dell'uomo. E la sola buona, uomo non è. No, uomo proprio non è. Che zitta! Uomo non è proprio. Uomo non è. Bene, può presto a comunicarlo alla postulante. No, no. Vi piaceria, eh? All'impostulante ci permettete, gliel dico io. Gliel dico noi a quella là. Sora Bona! Che volete dalla padrona mia? Noi parliamo solo con la padrona. Sora Camerlenga, buongiorno. E che volete che m'ete fatto chiamare? A noi non ci serve quelle. A voi però uscite. Quello che ci serve, noi, non lo veniva a chiedere a voi, perché sapemo sempre no che toallo. Volete dire che la licenza per l'osteria non vi serve, sora padrona? E che ne sapete voi della licenza? Quella è il comune che me la dà. E invece il comune non ve la dà, sora padrona. Me l'ha detto maritemo. Voi conoscete bene maritemo, no? Ho l'onore d'averlo fra i clienti mia più affezionati. E allora tocca che sta affezionati clienti li salutate. Perché dallo statuto c'è sta scritto che la licenza per l'osteria se polide solo che ha nomo. E voi, sora Bona, l'uomo non ce l'avete. Già maritemo, che partì crociato. E che da allora non si è più attornato. Ma voi ci credete? Se volesse la padrona mia, domini ce n'aria e tanti. Ma quelli non conta. E allora, sora Bona, potete stare tranquilla, vuol dire che il comune la licenza lo darà vostro marito. Sì, ma se torna subito. Che se non si torna fra una settimana, vene le guardie e l'osteria si chiude. Buonasera, sora Bona. Saremo a bere. E quella l'osteria ce la fa chiudere sul serio, sa. Qui tocca trovare provvedimenti. Subito poi. Ma con tutti gli amici che c'è? C'ha tutti moglie. E le donne quando che ci si mette? È stronze vera, io ce so, Mi sa che sta licenza buona non la può pigliare, perché tutte le mogli la vorrebbero cercare.
ci vorrebbe soltanto il marito che s'addorna, allora non starebbe più paura delle corna. Oh, e non che c'è sta osteria, noi siamo di casa, vedi il bacio. Oh, carallo mio, poi ci piatta la proraga, ma tu l'osteria la conosci tutte, oh. Pare che ci stai sempre, oh. Oh, e ci scommetto pure che sai se c'è stato il cameriere qui il leone, eh? Uscia via! E come? Qua c'è sta la padrona che ci si chiama pure. Cine? Questa è l'osteria della Sora Bona. Vieni, mettiamoci a sedere. Qua. Benvenuti allora, signori. E che volete di buono? Tutto, signora mia, tutto, tutto! Chi troppo vuole nulla strigne. Non gli da retta, insisti, tutto, tutto! La gatta pesciolosa ha fatto sempre i figli ciechi. Ci si vuole pure che ha tutto, ma ci vuole un po' di pazienza. Si mette bene. Dalla parlata mi pare che siete di ste parti, ma non mi pare di avervi mai visto qui a Piazza Lassa. E un bel giovanotto come che vuoi me lo sarei ricordato di certo. Oh, sta monella c'ha gusto. Vedete, io e il padrone mia gemma sempre girano. È per questo che conoscevo tutte le parlate. Siete in viaggio per affari, messere? E se è così, beh, dovrei essere gita proprio bene. Siete tanto allegro. No, no, bella signora. Niente affari. Piacere. Viaggio di piacere e basta. Oggi qua, domani di là. Potete viaggiare, no? Conosce tanta gente, posti nuovi. Potete godere quando che la vita te fa conoscere una bella femmina come che vuoi, bella signora. Voi parlate così per complimento. Chissà in giro per il mondo quante femmine meglio di me avete incontrato. Gira, gira, siete capitati proprio bene. Sì. Dall'osteria della Sora Bona ci si vuole trovare tutto. Basta chiede. Beh, allora, per cominciare, vorremmo di tutto un po'. Sì, sì. Noi ve faremo provare un po' di tutto. Mamma mia. Oh, hai sentito? È forestiero. È pure un bel giovanotto. Oh, può essere che abbiamo trovato l'uomo che ci mancava. Ho capito. E il crociato si è tornato. Mettiamoci sul palco. Ti faccio? Il tempo sta per scadere. Come sta per scadere il tempo? Ma quando? Alla luna piena che bene. Oh, madonna mia. Su, dai, solo a me una prorora, no? Ah, difficile. Al capo mia non gli piace ritardo. Te lo ricordi, no? Il patto era un anno da signore in cambio dell'anno. E dico io, e alla fine dell'anno lo fanno? E alla fine dell'anno tardo l'anima. Ma dell'anima? Ma perché ce l'hai te? Ah, la porto sempre con me. E dopo? E dopo? Dopo verrai giù con me, vedrai che ti troverai bene le mucche. Quando è che hai detto che dovevo fare sta cosetta a noi altri? Alla luna piena che bene. Alla luna piena, eh? Vabbè, non ci voglio pensare a focarello mia. Beviamoci sopra, sì, sì, buttiamoci sì, un po' di vino e via, basta. Vieni. Thank you.
l'altare dei tristi dei vostri nipoti su una pala d'altare? Io l'ho fatto. Sì, ma non vi dissi di spogliarle dalla cintola in su. Ma io così le dovevo ritrarre nel miracolo di San Nicola e le tre pulselle? Per quelle cose dovevate chiamare tre maschietti. I maschietti? Ma i maschietti mica hanno quelle cose, oh! Io nel quadro dovevo ritrarre tre vergini spogliate, mentre si coricano piangenti, e San Nicola che gette loro tre sacchi pieni d'oro. Dicetelo che non ci volete far trovare marito. Ormai ci ha pitturato tutte e erano rimaste facce solo le facce. E mo? I giovanotti come fa a riconoscerci? Chi glielo dice che quelle bocce ha dalle nostre? Sì, vergognate! Se ci volete adesso lo stomaco, tre zitelle per tutta la vita, facete pure! Chi ci si accoglie se non ci fa muovere male a nessuno? Manco il diavolo! Non disperate, monelle mie! E due, arcuiamo su tutto! Sì, sì! E vabbè, argira di là, ma fa le brescia, eh? E voi, quando che pitturate queste monelle, non ve ci fissate troppo con l'occhio, che ci dà la faccia non t'assomiglia, è lì stesso. Giri con lui, ma datemi una coperta. A me sto paese mi piace proprio. Dite un po', da sto paese conoscete a nessuno? No. E prima di venire dall'osteria, avete parlato con nessuno? Che me potessi cercare, Enone! Allora, venite dritto, bel giovanotto, che vola dirmi due parole. Madonna mia! Sì, che questa è vita! E ti devo sapere che la padrona mia c'ha assoluto bisogno di noi. Perché? Due nonne? Dipende, ma adesso parliamo della sola cosa. Stomo gli serve per pià la licenza dell'osteria e il padron vostro doveria da far finta solo per qualche giorno d'essere il marito della sora Bona che si è tornato dalle crociate, solo per qualche giorno, giusto il tempo che il comune gli dà sta licenza. E me piace, e noi per ce la guadagneresti, eh? Fino a che state qui potete pià tutto quello che volete. Ma proprio tutto? Beh, dipende. Di tutto un po'. Fermo! Prima tocca a vedere se il padre tuo si è messo d'accordo con la padrona mia. Grello, qui c'è. Vieni qua un po'. Vieni qua. Che te devo dire due parole. Vieni qui. Allora, stammi bene a sentire. Allora, noi due. Zitto, Lipec, che me l'ha detto Nina, so tutto. Ma qui sai tutto, ma sta zitto, no? Ma fammi parlare un attimo. Allora, stammi bene a sentire. Io da oggi sono diventato il marito di questa bella signora, oh, che si è tornato dalle crociate. Sì, io fino a qui ci sapevo, ma... E io? Te, qui ne so, te, qui vorrai, qui vuoi, sarai, qui sarai. Ecco! Sarai il servo arabo che mi sa portare all'Oriente, no? Sì, che mi piace, sì. Oh, ma, bene. Sì, ma... Che vuoi? Come mi chiami? Come ti chiami? E qui ne so come ti chiami adesso, vediamo un po', aspetta, eh. Eccolo. Da lì all'anno? Eh? Oh. Vabbè. Allora... Adesso famo festa sì. Per il marito crociato che si è tornato dalla moglie sua. Pare. Tutto Fabriano la da sapere. E guarda come a volte tutto un colpo può cambiare una situazione che stava lì per odolare.
basta trovare un coperchio che ammanti la questione, tutto finisce in gloria con la santa benedizione. Marino la licenza all'osteria gliela da dà, le femmine contiente perché tutto non gerzà. Anche se è come prima, nessuno può interdito, perché la sora buona finalmente ce l'ha un marino. Evviva! Puzza mia, sa! Ma chi è? Ma quello porta ieri, sa! Tanto buono, non fa male a nessuno, invece. Solo che è un po' smemorato, buono figlio. Oddio. Oh. Esso siete i padroni. Io vado sopra. E io finisco di bere e vengo, cara. Nina, ci va un po' a fare due passi su per Santa Caterina. E te ricordi quando spunta la luna piena. Ma vieni a bere con me, no? Ma che c'hai paura sul baio? C'ho come un gran bollo qua dentro. Vieni a bere con me, dai, su, mette a sé. Oh, e pago tutto io, sa, non ti preoccupare. Tanto io c'ho un amico mio che... E tanto sai quanti me ne paga? Quanti me ne pare? Tanto sai lui che ha voluto? Sai qua forse un cambio? L'anima! E certo, tanto lui poi, tra qualche giorno, attorna, da dove è venuto, dall'inferno, portandomi sera dietro. E io rimango qua, solo senza anima, senza poter provare né amore né pietà. Vuoto come una bottiglia scolare, senza anima, Ma almeno prima io ce l'avevo l'anima, no? Dammi retta, fatte nardare. Sì. Per quanto riguarda la miseria, finché c'è vita c'è speranza, su. Ma sì, ma fuverello me l'arderebbe, sa com'è nata ai patti. Ma solo se la macchiassi con un peccato grosso, hai capito? Allora però c'ho paura, che mi farebbe morire per portarmi se via con lui, capito? No. Insomma, come che fa, mi frego, Tu cammeretta, fatte l'altà prima che sia via. E dopo qualche santo provvederà. Sì, ho capito, ma i santi... Questo... Siete foto? Che si corte? Si te che matizzi? Che tu è? Che bel posto questo! E te piuttosto ci hai pensato? Stai mal al volo oppure no? Io ci la voglio, come non al voglio? È solo che però... io non voglio morire, ecco. Basta. Ma mi faceva la promozione con questi tentennamenti, no? Ma può stare che la capita tutti a me sti indecisi? Io quando la fa per quando passo le categorie? E mica mi posso presentare dal capo mia con un'anima cuci sbiadita. Un'anima senza una macchia che si possa chiamare macchia. Tutte macchiette, porcheriole, marachelle, ma niente di veramente tosto. Oh, parliamoci chiaro, Se vuoi sapere qui vuoi da me, qui devo fare io, partiamo questa animaccia mia, qui vuoi. Te l'ho detto, sì. Qualcosa di tosto. Qualcosa di tosto. Per esempio? Per esempio, ammazzare una persona. Ammazzare una persona? E dopo? Dopo tardolano. E chi me la assicura? Possi cecate da tutti e due occhi se non dico il vero. E vabbè, me la dai. E dopo? Chi mi dice che non mi ammazzi e mi porti giù con te, Ma prima o poi dovrei pure morire, no? E si poteva fare un altro patto. Vabbè, d'accordo, vabbè, ci sto. Però tocca che me dai un po' di tempo, no? E quanto? E due anni, no, eh? No, troppo. No. Uno.
e vada per uno. Beh. Te mi ammazzi una persona, io tardò l'anima tua, sì. Te per anno te la voglio, ma dopo vieni con me, d'accordo? Vabbè, va, d'accordo, via. Però andando, golemmo c'è stanno che c'è rimasto. Mi pare giusto. Oh, adesso tocca a noi, ninetta mia. E aspetta, no? Le cose con la Brescia ne è venue mai bene. Adesso tocca che mi aiuti a fare un servizietto ai soli clienti che non voleva dare la licenza alla padrona mia. Dunque. Sì, sì, che c'è divertito. Tanto io ce l'ho aspettato. Oh, buona serata, signorino, prego. Si accomodi. Prego, prego. Mi sa che voi siete l'unico cliente che siete rimasto a bocca asciutta. Oh, e perché mi dite così, buon uomo? Non capisco. Perché ser misticanza lo speziale, con la scusa di portargli la lonza, ieri sera appena scudo è salito su dalla sora Bona. Ma pensare sbagliato è sicuro. Sarà stato il marito che si è appena tornato alle crociate, no? C'è, a ser misticanza l'ho visto io con sto pardocchi. Eppure dopo, anche se ha il braccio curto, pure. E con la scusa dei riscoli di interessi, anche lui è salito su al secondo piano. Solo voi siete rimasto in bianco. Ma vorresti dire che su al secondo piano? Oh, e il marito che dice? Ma chi? E crociata? Ma lui è d'accordo. È un'usanza che si è portata all'Oriente. Oh. Oh, io st'usanza non la conoscevo, e allora dite un po', quando è che se potria gire sopra al secondo piano pure io? Ah, anche stasera, a 2 ore e 8. Ma mi raccomando, è nel dire a nessuno. Muto come un pesce. Oh, ma come so? Ma voi venite dall'osteria come tutte le sere, e qua noi fa un... Ma siete sicuro che dopo anch'io... Ma venite con me, che ve lo spiego meglio, venite. Buonasera, Messer Marino. Ma avrà fatto i soldi. Pareva che se volesse mi sconde. Chissà da dove venia. Come avete fatto a capirlo se il braccio curto? Come si vede che voi li conoscete bene all'omini? È una cosa che non mi sognerei mai di dirle al signore come che vuoi. Specie se c'è di mezzo l'onore di una femmina. Ma che vorresti dire? Sagliabella, mo che vi dicessi che ne venia all'osteria. Perché? Da dove venia? Dalla Gammorale sopra, intendo. Tocca dirgli proprio tutto a questo. È una cosa che non mi sognerei mai di dirla al signore come che vuoi, anche se l'ho vista con sto pardocchio. Ma perché? Voi vorreste dire che la sora Bona... Io non ho detto niente, ma dato che voi l'avete capito lo stesso, e beh, cine, la sora Bona ci sta. E il marito è d'accordo? Anzi... soffenderebbe un cliente. È un senso orientale, voi ne capite. Lui sta in mezzo ai saraceni, ha imparato lì. Ah, e come si potrebbe fare per... Dunque, fatemi pensare. Ser Marino è scappato adesso. Tra poco tocca a messer Braccio Curto. Pura misticanza. Ma voi potreste ci su a 2 ore di notte. Ve poci bene? Come no? A 2 ore di notte avete detto? Cine, a 2 ore.
voi venite dall'osteria come tutte le sere. Quando io vi posso avere un bucalitto vuoto, voi capite e ci desune. Ma dite sul serio? Non è che mi portate in giro? Oh, se voi non vi fidate, a me non mi importa niente, perché io posso apposta un altro. No, no, va bene, va bene. A 2 ore di notte, ti dico. Sì, a 2 ore. Buonasera, sono braccio corto. Che c'è soldi, c'è sa tutti. Ma il rilasso dice anche ai somari. Ah, Cicchiola, non mi fai questo il piacere? Non mi accompagni questo, sto signore da Sermisticanza che c'ha da dirgli due parole? E vabbè, sono anima. Oh, mi raccomando, la solita storia, non ti scordare, La solita, non c'è paura. Sentirai che piezzo di casino che ti combinavo. Stasera ci può scappare fuori anche le cortellate. Rubino! Rubinetto! Vieni la Nina! Che cavolina cosa! Qui c'è Nina che strillai tanto! Aiutami, Rubinuccio, che sto a riscaldare la minestrina che i soli clienti se la ricorda fino a che campa! Oh, ma quello tutto ruscio lo agite! L'ho mandato con Cicchiola alla Misticanza che ci avevano dirgli due parole. Sta attento a defilare che quello c'ha l'occhio maligno. Sta tranquillo lui, lui pensa di comandare il gioco, ma noi donne, se sa, ne sapeva una tutta il diavolo. Ah. Io seguo la novità a me, ma ditemi, che devo fare? Tu. Stavolta non mi scordo. Mi raccomando, c'ha da essere tutte e tre, Annetta, Placida e Lisa. Sì. E ad Astacquile a un'ora prima di notte. È importante, non ti scordare. Non mi scordo, sta tranquilla. Sai che ci è avuto proprio una gran bella idea? Se viene bene come che hai detto, è la volta buona che me leo de torno quei tre vecchiaci. Fino adesso non è che mi pare che te li vado a scansare, a come li chiami quelli? Oh, quando che c'è bisogno tocca aiutarsi con quello che c'hai. Ma mo, la licenza ce l'ho, l'osteria avviata. Te manca solo il marito, no? E che siete? Ma qua c'entro io, buona mia, su, dico un marito vero, no? Per quello c'è tempo. Gemma mia, che io non ci voglio sta quando che succede il casotto, mo sta per arrivare la gente. Ora di che ci faremo raccontare a Danina, no? Dai, andiamo, qui. Mi fa arrabbiare che ti ho fatto il vestito. Perché? Tanto ormai quello che ce doveva avere il pittore ce l'ha visto. Dani mia, momenti ce l'ha starocchi. A me mi ha piato pure le misure, non so. Ma mi fa arrabbiare che il pittore si è sbagliato a faccia le facce. La faccia mia l'ha messa sopra le bocce di Licia. Cusci, non te la vergognare, poi sempre quelle bocce nelle tue. E sì, ma voi giovanotti come fa a conoscermi? Chi dice che le bocce mia ha de quelle sotto la faccia di Pia? E gliene farai vedere, no? Quei fate brutte e svergognate, in convento ve mando, in convento! E a quel puzzone di Messer Allegretto il quadro non gli è pari. Cusci, impara a indurre in tentazione le nipoti mia. Però l'idea del convento mica è male. La dote c'ha bisogno sempre, ma più piccola. Un par di lenzuoli per uno, tre camicie, due pari di sandali. I sandali no, ci le mandano le carmelitane scalze. Tocca che parlo con la madre padessa. Uno sconto me la fa, alle tre.
No, l'osteria della Sora Buona. Dato questo qui, quasi quasi mi sciacquo la bocca con un goccio di vino. Nina! Buonasera, padre Anzovi. L'osteria stasera è chiusa perché dovevano fare i conti. Beh, allora vuol dire che mi metto un attimo a sede. So proprio stracco. No, no, padre mio. Non ve potete aspettare, perché i conti ci no non ve ne ve. Adesso ve do il boccalito del vino, voi balzate su, me la mandate domani da Ciriola. Fate con comodo, caro Anzovi, però tocca che gite via, mi raccomando, gite via. Vabbè, vabbè, vu via. Ma quanta brescia! A momenti mi mannà tutto all'aria. Oh, è arrivati? È un po' di pazienza, no? E intanto a boccare che per venire allenando. Io ancora non ci posso credere. Allora, il tortoro, qui ti riportava a fare, qui fai dei ciabotti. Gemma, ferma! Te, dove va? E io vado con la padrona mia. No, Bruna, te aspetta qui, che questa se la vorremmo sbrigare altre sole. Anzi, voi ve fate vedere, che se no ci rovinate la sorpresa. Venite qua. Che è sicuro, ci deve ma sopra. Qualche soddisfazione queste moglie da via, e lì sono i mariti qualche cosa da pagare, e dei bagni sporchi a casa se faccia pulizia, si meglio non se trova se può fa pure dall'osteria. E poi? Aspettate, che vedo ci accorta. È un po' presto, ma bloccate lo stesso. Entrate e mettete la sede buon volo. Oh, la lanterna, lasciatela qui. Ma è tutto scuro qua dentro. La padrona mia si vergogna a spogliarsi con la luce. Entrate e mettetevi lì a sedere, buon buon e spettacolo. Emozionato? Non vedo l'ora. Mi sembra il cancello con un mito. È proprio così. È proprio così e fra un po' vedrete anche le stelle. Cubino, canta, che là dentro c'è chi sono. Porca
è fatta. Ah, certo che io e te lì ne potessimo far tante, Vedremo, non avece prescia, vedremo. Certo che avece nomo vicino, uno che te consiglia, che te difende, è proprio tutta un'altra cosa. Ma te, genui sempre tanti vicino? Oh, e questi geloso li fa? Ma mica se mi marito sa, questi si montano la testa? Oh, manco per niente, oh. Beh. Anzi, ci vuoi? O via pure subito, perché io fermo non ci so stai, capito? Tanto mi pare che quello che cercavi ce n'è uno, ecco, posso. No, no, scusami tanto. Sì. È che non ci sono abituata. Ci ho sempre avuto tanti uomini attorno, è vero. Ma mai uno mio, mai uno soltanto mio, uno vicino. Sono stata sempre sola. Io, te anche per finta, ma sì, l'uomo mio. Ce lo so che è tutta una recita, ma per un momento fammi credere che sì, quell'uomo che si è tornato, quel crociato che ho raccontato sempre a tutti, ma che non c'è mai stato. E oh, a forza di raccontarlo, ho cominciato a crederci anch'io, a immaginarmelo come che potria essere. Ma dimmi un po' una cosa, ma... Ma st'uomo, com'era? Te non ci crederai di fa. Ma era come te. Come me? Oh no, anche niente, no. Ma te non mi conosci. Ma te se sapessi, figlia mia, chi sono io? E chi è quello che mi si viene appresso? Te faresti il nome del padre, altro che Gesù. Ma manco te mi conosci. Eppure stiamo tanto bene assieme. Il passato, di chi è stato, è stato. Ma il futuro solo nostro potrà essere, se volevo. Ma quel futuro, buona mia, quel futuro? Ma chi ce l'ha il futuro? Io non ce l'ho il futuro, su, dai. Ma come sarà? Ma il futuro ce l'avevamo tutti, te perché non c'hai il futuro? Ma non hai capito chi è il fumarello? No. Non hai capito chi è? Io me ce so per nuovo l'anima e lui me se l'è presa, l'hai capito o no? Io? Come gli hai fatto l'anima? Io gliela farò prendere dove dovessi arportare come un pedalino. Ma non gliela puoi fare, buona mia, ma che puoi fare su? Ma lui è il diavolo, eh? È il diavolo, non gliela puoi fare su. Sì, il fuocarello lui me la darebbe, come l'hai fatto l'anima? Ma prima devo ammazzare una persona. E... no, e chi è ammazzare? Buona mia. Devo ammazzare a te, io devo ammazzare a te, buona mia, a te! Rubi, vieni a sere, fammi compagnia, però anche a te, sta zitto. Qui c'è la Ravona, è per la licenza, che siete pensierosi. La licenza? E chi ci pensa più alla licenza? E allora perché siete pensierosa? Stavate più tranquilla quando che vostro marito non ci sta. Ma che, non l'hai capito? E mica mio marito li faccio. Però... Però? Però potrei pure diventarlo. Ho capito. Invece li faccio già c'è la moglie. Non c'è. Peggio. Peggio? Ma facetemi capire che tanto gli pizzica l'orecchia che fa sempre con quello rottone. No. Peggio! Boh, te lo dico! No! Ma te sei un angelo, Rubino mio! Ma chi te ci ha mandato, il signore? E provarsi, ma per punizione! E che prove hai fatto di male uno come te? Oh, se non ci crederai. Se non ci crederai, Nineta mia, ho lasciato aperta una porta. Sì,
mostraci pure a raccontare le favole. Dattene smosso, oggi è la serata di luna piena, è la serata buona. Voi fate quello che deve fare. Io lo vado a dire alle Sono Alberghetto, venite pure! Sì, ma che è? Ma l'amico tuo dove sta? Oh, Cirio, io dico a te, perché non rispondi? Ma avete detto di sta zitto? No, io ho detto di onur di non urlare, se non svegli tutta Fabriano. Ma non rispondi, l'amico tuo dove sta? E gi da convincere le femmine. Ma è uno che ce sa fa o è tutto come te? Non vi preoccupate, sono Allegretto, per convincere le femmine è un diavolo. Vabbè, va. Speriamo che non passa nessuno, va. La colazione è servita. Adesso arriviamo. Ma siamo proprio decise? Ma vedi quando è brutto. Ma fare i modelli. Boh, io ci credo poco. Ma meglio che fasse Monni che sarà. Mi pare. Fugarello. Oh, che c'è? Fugarello. Ma scusa, ma stanotte c'è stata la luna piena, oh. Ma non dovremmo finire quella cosuccia noi altri due? Sto qui per questo. E voi ci vedete avanti, che io ero giù dopo. Sì, ma io allora? Ho capito, quando c'è da fare straordinari tocca sempre a me. Oh, c'è... Oh, il veleno ce l'hai? Certo, porto sempre con me. Bene. L'anima mia ce l'hai, sì. Ah, certo, quella non la lascio in giro. Bene, bene. Oh, tra un po' venne giù buona brindata. Sai quello che ho detto? Detto? Che me la sposo sul serio. Dai, dai, vieni qua. Bene, bene. Stavolta minimo mi piazza in pianta stabile. Focarello diavolo di terza categoria. Dai, oh. Focarello mio, stai sempre a chiacchierare su, dammi il veleno, no? Che tramori a giubona, eh? Top, vieni. Che non sarai tanto gentile di licciarmi sta pagannanza rispettosa che mi si slaccia sempre. Ma come faccio? E dammelo qua che te tengo io. Tosto che pensa qua. E spiccia un po'. Io sono più a mettere, io sono più alle valle, queste cose. Grazie, Fogherè. Se non ci fossi te, sarei un zacco meglio. Qual è? Qui la mangina, non ti sbagliare. Vola. Al nostro amore, vola. Per tutta la vita li faccio. Sì. Allora mi sa che dura poco. Oh, ma dove? Ma come? Buona via! Buona! Mamma mia! Li faccio! Li faccio! Oh! Ma io sto pazzo! Stanima l'arvoglio oppure no? Ma che fai adesso? E piantare il cuccurillo? Non capito, prima l'ammazzi un po' di anni? Porca mia, vieni qua, su, su, vieni, che bella quest'anima, che te la sei meritata, su. Ma Shiva, alla vita! Proprio come Giulietta Romeo.
peccato. Era tanto buona. Yeah. 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 Cherubino! Cherubino! Ti sembra questo un bel gesto per un angelo? Perdonatemi, signore, ma non ho capito bene come mi avete chiamato. Cherubino? Ma allora, allora mi avete perdonato. Posso tornare su? Torna, Cherubino, torna, che io ti ho perdonato. Ah, dato che stai lì, a Focherello, ributtalo giù all'inferno. Con piacere, signora, con piacere. Stavolta, ricordati di chiudere la porta. Mezzanotte, Marino Parra, Antonio Stopponi, Misti Garza, Otello Pontonetti, Nina, Ada Carnevali, Pia, Claudia Capesciotti, Sandra Scarafoni, Rubino sarei io, e poi naturalmente abbiamo l'aiuto regista Salvatore Speranza. Il suggeritore, non so se l'avete sentito, Giuseppe Tobaldi. Sonia Faldini. Aiuto regista Antonella Giacaloni. Le musiche sono di Stefano Stopponi, che non so dove sta. E Valentina Teconi, aiuto al tecnico video. Signori, vi ringrazio anche a nome delle due associazioni. E la Compagnia della Gioia vi saluta, vi dà la buonanotte e vi dà appuntamento a giugno prossimo, quando presenteremo Pare che un cavaliere. Il resto lo raccontiamo a giugno.